Le segreterie provinciali di CGIL e CISL, dopo l'incontro avuto con le organizzazioni dei produttori in merito all'avvertenza con i vertici del consorzio di bonifica di Ragusa, hanno chiesto di poter evitare di aggravare la condizione già fortemente critica delle aziende agricole anche per le recenti e note calamità atmosferiche. Hanno quindi deciso di revocare lo sciopero generale già indetto per domani per evitare appunto di determinare ulteriori gravi conseguenze sul comparto agricolo, di mantenere lo stato di agitazione di tutte le maestranze, rimanendo irrisolto il nodo del percepimento e le aspettanze maturate, si parla di oltre 6 mesi e col 7° mese in scadenza, di cercare di sollecitare l'assegnazione rapida delle risorse disposte con l'esercizio provvisorio 2017 per venire incontro alle emergenze e di assumere i provvedimenti necessari e straordinari di compensazione delle minori risorse derivanti dal blocco delle entrate dei tributi, specie per lo stesso consorzio, e ancora di ribadire la necessità dell'istituzione di un tavolo sindacale permanente in seno al consorzio col quale affrontare le questioni interne riguardanti il personale e l'organizzazione strutturale dell'ente. Infine, di convocare l'assemblea di tutti i lavoratori per martedì 24 gennaio.